sapeva cosa volesse dire. Così decise di andare a vedere. «Voi siete per caso una famiglia?» «Sì», risposero in coro la mamma, il papà e i tre coniglietti. «Anche la mia sarà così». «Chi lo sa, ci sono talmente tanti tipi di famiglie». Piccolo uovo decise che voleva conoscerle tutte. «Questa sì, mi piacerebbe». «E voi siete una famiglia?» Si disse, dissero le due mamme insieme al loro gattino. Erano due gattine, due mamme insieme a un gattino, la fotografia. «Ma guarda quante coccole si prendono con quel micio. Voi però siete solo due». «Sì, ma siamo una famiglia», risposero insieme. Due ippopotami. Era un ippopotamo grande e un ippopotamo piccolo. «Sì, mi sembra molto fortunato quel piccolo ippopotamo. E voi non vi assomigliate per niente, eppure siamo una famiglia», risposero papà e mamma con i loro piccoli. E erano i famosi canguri che ha citato il consigliere Borga ieri. Non a caso Borga ha citato i canguri. Hanno l'aria di stare proprio bene. «Pure voi siete una famiglia». «Sì», risposero i due papà insieme ai loro piccoli. «E sono i pinguini in questo caso. Ma guarda, anche questa com'è bella». Il piccolo uovo ha poi incontrato: «Sì, mi sa che anche voi siete una famiglia». «Sì», risposero la mamma, il papà e il cucciolo. «Un cagnolino grande, un cagnolino nero, un cagnolino piccolo bianco». E il piccolino bianco, non è juventino, è bianco. Che meraviglia, arriva anche un fratellino. Chissà di che colore sarà. Piccolo uovo era stanco e soddisfatto, aveva conosciuto tanti tipi di famiglie, tutte sembravano un bel posto dove crescere. E quante altre ne avrebbe potuto incontrare? Lì c'è tutta una bella foto di un bel zoo, molto bello, colorato, che ai bambini sicuramente piacerà. Chissà come sarebbe stata la sua, era arrivato il momento di andare a vedere. E la storia finita. Ecco, questa è un'altra delle storielle che non erano state spiegate ai genitori, che vengono illustrate nelle scuole. Domani vi racconterò la terza. Grazie.